Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2016, raccolta differenziata. Oggi parliamo di plastica, anzi, per essere più precisi, parliamo di plastiche. Ci sono tantissimi polimeri che rientrano sotto il nome generico di plastica. E questo, materialmente, è anche un problema per quanto concerne la differenziazione, ma adesso ci arriviamo. Innanzitutto dobbiamo considerare perché è importante riciclare la plastica. La plastica, quando la gettiamo come rifiuto, quando va a finire in discarica, quando finisce nell'ambiente, non è una sostanza che tende a decomporsi, a biodegradarsi velocemente, tutto il contrario. Può impiegare a decomporsi veramente centinaia, se non migliaia di anni. Quindi è molto importante cercare di ridurre al minimo l'apporto della plastica nell'ambiente. Ora, nella produzione della plastica, dato che ci sono diversi polimeri, è importante innanzitutto separare i polimeri in base al tipo di polimero, perché se io devo andare a produrre un determinato tipo di plastica e voglio apportare nel ciclo produttivo una parte recuperata per il riciclo, dovrà essere lo stesso tipo di polimero. Questo è il primo punto. Il secondo punto è quando si introduce della plastica riciclata nel ciclo di produzione, la plastica che si otterrà avrà delle qualità naturalmente inferiori rispetto alla plastica prodotta interamente dalla materia prima. Quindi, per esempio, riciclando bottiglie di plastica si potrà utilizzare una parte per produrre ancora bottiglie di plastica, ma si otterranno bottiglie di plastica di una qualità inferiore. Inoltre, a livello legislativo, per esempio proprio per le bottiglie in generale, per i contenitori di plastica destinati a contenere alimenti, come acqua potabile, ci sono determinate condizioni sul tipo di plastica che si può riciclare, sulle eventuali contaminazioni da agenti esterni, quindi è un ciclo abbastanza complesso. Quello che è interessante del riciclo della plastica è quando viene invece riutilizzata un insieme di più plastiche, più polimeri vengono mescolati assieme, vengono fusi, viene fatta l'estrusione, e si realizzano dei componenti plastici di medio-bassa qualità, però magari con un certo spessore, di una certa solidità, e viene realizzata una plastica riciclata che può essere utilizzata, per esempio, per realizzare, non so, delle panchine, dei cartelli stradali. Vengono realizzate delle particolari piastrelle di plastica che si utilizzano nei giardini, nei parchi, quindi è una plastica certamente di qualità inferiore, però innanzitutto è anche una plastica che può essere riutilizzata piuttosto che lasciata, virgolette, marcire, perché non marcisce, nell'ambiente. Nel vostro comune si fa la raccolta differenziata della plastica, oppure siete a conoscenza di strutture o situazioni che vengono realizzate utilizzando plastica riciclata o riutilizzando la plastica? Non so, per esempio ci sono certe volte dei progetti che coinvolgono le scuole, si realizzano magari alberi di Natale con bottiglie di plastica e cose del genere, non lo so, parliamone nei commenti qua sotto. Bene, questa puntata è finita, come sempre vi ricordo di fare pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivervi al canale, e noi ci vediamo domenica prossima con un'altra puntata di Diario di Viaggio on the road. Ciao a tutti!